Buonasera, benvenuti. Anche oggi sono qui con una delega del rettore, il professor Giannini, che non può essere presente perché a Roma per ragioni istituzionali, a dare il benvenuto al nostro ospite, professor Calchi Novati, all'interno del quarto incontro di questo ciclo, che ormai si sta sedimentando l'Università per Stranieri a Perugia, intitolato Italy, il contributo dell'Italia al patrimonio dell'umanità. Questo progetto è nato per i 150 anni dell'Unità, è nato per dare una risposta con l'Università per Stranieri a un'esigenza espressa dal Presidente della Repubblica, cioè di coinvolgere i territori in queste celebrazioni, ma ha uno sguardo lungo, e per questa ragione continua in quest'anno, speriamo continuerà anche nei prossimi anni, anche perché si è legato ormai in modo stabile ad un altro progetto, che è il progetto Perugia-Assisi 2019, della candidatura delle due città umbre come capitale della cultura europea. Quindi Italy fa parte di questo progetto culturale più ampio. Avere qui il professor Calchi Novati è un grande piacere per chi, come me, l'ha studiato da studente, per chi ha imparato tante cose sulla splendida rivista Politica Internazionale, per chi con il professor Calchi Novati, anzi nel professor Calchi Novati, trova un punto di riferimento negli studi internazionali. Però anche un taglio, una frattura rispetto all'indirizzo principale di Italy. Fino ad oggi abbiamo chiesto a degli studiosi del pensiero politico italiano, della storia del pensiero politico italiano, di confrontarsi con il contributo di giganti del nostro pensiero, da Machiavelli a Gramsci a Mosca fino a Sartori, con l'ultimo incontro con il professor Pasquino. Oggi invece facciamo riferimento ad un tema anche controverso, quello del colonialismo italiano, quindi il contributo con delle luci forse, ma sicuramente con delle ombre. Però abbiamo chiesto al professor Calchi Novati di far riferimento anche ai riflessi sulla storiografia, comunque sul pensiero, sul modo in cui l'Italia ha pensato l'Africa e in qualche modo ha contribuito anche alla riflessione, alla costruzione di questo referente, che so, nel mio linguaggio chiamo un po' geopolitico. Abbiamo qui con noi la professoressa Federica Guazzini, che di recente è entrata nella struttura dell'Università per Stranieri. Io sono molto contento che c'è questa occasione di dare la parola per presentare il professor Calchi Novati e soprattutto per entrare nel merito della sua lezione di oggi. Mi permetto, non l'abbiamo mai fatto finora, ma siccome ormai i nostri contatti stanno aumentando, di salutare anche chi, soprattutto in giro per il mondo, è collegato con noi in diretta streaming. Abbiamo ormai raddoppiato le presenze di chi ci segue sul web e chi è qui anche oggi numeroso presente in aula. Tra l'altro stanno arrivando gli altri studenti di un corso, ma si sono sovrapposti un po' di iniziative quest'oggi. Quindi ringrazio ancora il professor Calchi Novati e do la parola alla collega Guazzini. Buonasera a tutti. È un motivo d'orgoglio per me poter introdurre oggi all'Università per Stranieri il professor Giampaolo Calchi Novati, eminente storico dell'Africa, tra i più autorevoli nel panorama internazionale. Il tema che il professore affronta oggi in questa sede è di grande rilievo e complessità, perché il colonialismo, che è stata una pagina affatto secondaria della storia del nostro paese, è anche una delle meno conosciute dall'opinione pubblica. E questo nonostante le tracce del passato coloniale siano tuttora visibili nel nostro presente, per quanto poi non ci si ponga attenzione. Tracce che sono riverberate da espressioni linguistiche, culturali, dalla toponomastica, l'onomastica, altro ancora. E poi ci sono dei firruge che inaspettati si riannodano. Mi limiterò qui a citare soltanto l'esploratore perugino Orazio Antinori, che segretario generale della Società Geografica Italiana a metà dell'Ottocento viaggiò in Africa orientale e nel 1876 fondò la prima stazione scientifica sperimentale nei pressi di Ankober, nel cuore dell'Etiopia. Proprio dove oggi un'associazione che ha sede qui a Perugia, Increasing People Opportunities,
ha da poco inaugurato un centro di ricerca intitolato La memoria dei marchesi Antinori e che si occupa di condurre ricerche fitoterapiche, assistenza sanitaria e altro ancora. Ma la scarsa conoscenza della storia del colonialismo italiano, che rende problematico poi il raccordo con le memorie, è anche dovuta al fatto che per lungo tempo nell'Italia repubblicana non è stato agevole parlarne, specie nel dibattito pubblico. E questo non tanto per la multiformità dell'argomento, quanto soprattutto per il modo in cui si sono interrotti bruscamente i rapporti tra l'Italia e i suoi possedimenti d'oltremare, in conseguenza della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. E è stata una cesura questa che ha molto pesato, ha avuto ripercussioni sia sul piano storico-politico che sulla storiografia. Il professor Giampaolo Carchinovati ha contribuito in modo pionieristico e determinante invece al rinnovamento metodologico e storiografico della storia del colonialismo italiano, rivisitando proprio i ferri del mestiere, dalle categorie analitiche alle periodizzazioni, agli strumenti epistemologici per decostruire l'impatto del colonialismo nelle istituzioni, nell'economia, nella società, sia dell'Italia che dei paesi africani che subirono questo dominio coloniale, Eritrea, Somalia, Libia e più fuggevolmente l'Etiopia. E questo essenzialmente per rispondere a una duplice necessità. Da un lato superare l'unilateralità delle letture apologetiche che erano state proprio forgiate nella temperie dell'imperialismo coloniale, ma che hanno continuato a circolare in Italia per tutti gli anni 60 e direi anche ben oltre, e quindi confutare queste visioni deformate, ma soprattutto poi per restituire centralità agli africani in quanto attori del loro passato e quindi decostruire quella vulgata eurocentrica che tanto pervicacemente aveva negato loro perfino il riconoscimento del proprio dinamismo. Si trattava insomma di operare per decolonizzare anche la storia. E allora non è questione quindi di porsi il problema se il nostro colonialismo abbia avuto caratteri di originalità rispetto a quello delle altre potenze, ma piuttosto direi di comprendere quanto in questo senso abbia inciso specificatamente rispetto alle condizioni dell'Italia e delle sue colonie e quali trasformazioni si è riuscito a innescare. E infatti non casualmente il focus delle ricerche del professor Giampaolo Carchinovati, così come quelle degli altri africanisti che si sono cimentati sul tema, si caratterizza proprio per lo spostamento del baricentro dell'analisi del rapporto tra colonizzatori e colonizzati, dal centro alla periferia, che consente così di problematizzare incisivamente i nessi tra passato e presente. Il passato rivisitato dal professor Giampaolo Carchinovati non ci parla soltanto delle sfaccettate fisionomie dell'incontro-scontro del colonialismo, inteso nella sua accezione come fenomeno sociale totale e quindi analizzato a partire dalle politiche, dalle normative, dalle prassi, ma affronta anche questioni cruciali dal profilo politico-istituzionale, cioè si interroga sul ruolo del colonialismo, il suo impatto rispetto ai sistemi di dominio africani e sui processi contemporanei di statualità e nation building, il tutto in una prospettiva di lunga durata a livello temporale che spazia dall'Ottocento alla globalizzazione e che consente anche di quindi leggere oggi criticamente le traiettorie di Eritrea, di Somalia, di Libia, di Etiopia, intersecandole nell'alveo poi delle più ampie dinamiche delle relazioni internazionali. Il professor Giampaolo Carchinovati è sempre protagonista delle molteplici iniziative editoriali e convegnistiche che soprattutto a metà degli anni 90 si susseguono in un incessante crescendo, e questa testimonianza di come anche in Italia la storia del colonialismo abbia ritrovato centralità dimostrandosi un campo storiografico vivace e innovativo, recentemente anche innervato dall'apporto di altre scienze sociali, mi riferisco alla fioritura dei cosiddetti post-colonial studies, i quali hanno aperto nuove prospettive di ricerca e posto nuove problematiche, spesso peraltro criticamente discusse e sottoposte a serrata di lamina dai storici, proprio appunto come il professor Carchinovati. E dunque, per non sottrarre altro tempo alla sua conferenza, mi limiterò soltanto a ricordare che per l'arricchimento di tutto il dibattito accademico e per la comprensione delle dinamiche del fenomeno coloniale, adesso si può anche utilmente fare riferimento a uno degli ultimi lavori del professor Giampaolo Carchinovati, L'Africa d'Italia, un
una storia coloniale e postcoloniale, che è un affresco che restituisce una visione d'organic, di insieme, e al tempo stesso presenta anche numerosi spunti sulla stretta contemporaneità sia dell'Italia che delle sue ex colonie. È stato pubblicato, se non erro, nel maggio del 2011, ma come d'uso licenziato dall'autore svariati mesi prima. E proprio in queste pagine il professor Calchinovati preconizzava che in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia si sarebbe parlato poco o nulla di colonialismo italiano. Ecco, appunto, Italy, che è questa iniziativa dell'Università Straniera, nata appunto in occasione di questo anniversario così importante, non ha invece voluto mancare di riservare uno spazio di riflessione proprio a questo tema. Prego, professore. Sono grato naturalmente ai colleghi e amici dell'Università per Stranieri di Perugia per questo invito e dell'iniziativa più generale che è stata presa. Federica Guazzini mi ha messo allo scoperto, perché in effetti mi aspettavo che cerimonia del 150 anni dell'Unità d'Italia si sarebbe parlato poco di colonialismo, e ovviamente questa iniziativa, sia pure brillante, non riempie il vuoto che c'è stato. Il motivo, poi lo vedremo anche nel corso di qualche altra osservazione che farò, è che il colonialismo italiano, ma non solo in Italia, ha lasciato dietro una memoria divisa, e normalmente nelle celebrazioni si preferisce insistere sui motivi che uniscono piuttosto che su quelli che dividono. Non è del tutto privo di senso e anche di motivi di rammarico che proprio in questo contesto, anno più anno meno, sia finito, stia per finire la vita dell'istituto che ha raccolto una eredità storica anche del colonialismo, perché l'ultima incarnazione dell'Istituto Coloniale Italiano, di cui parlerò brevemente più avanti, è entrata in una crisi verticale ed è tecnicamente fallito e sul punto o di essere chiuso, di essere ristrutturato. Speriamo che la ristrutturazione non corrisponda a una totale sparizione. Eppure, ecco, direi proprio eppure il colonialismo, il nostro colonialismo, è stato un elemento centrale nella ammissione dell'Italia nel novero delle grandi potenze, delle potenze europee. È stato forse uno degli spunti più importanti, più seguiti per passare all'azione. Era diventato obbligatorio, per poter partecipare al concerto europeo, avere una sponda coloniale, e l'Italia, sia pure attraverso peripezie particolari, c'è arrivata. Se l'Italia fa parte, senza più essere messa in discussione, del primo mondo, tra l'altro aggregando una specie di italicità, come la chiama il mio amico Piero Vassetti, per distinguerla dall'italianità o dall'italofonia, eccetera, una italicità oltre i confini della penisola, in una diaspora sparpagliata in tre o quattro continenti, e anche a seguito del colonialismo. Il colonialismo in teoria avrebbe dovuto impedire che la nostra immigrazione uscisse dalla sfera di giurisdizione italiana, ricostituendo dei territori seppur lontani ma che rientrassero sotto la sovranità dell'Italia. Questo obiettivo non è stato raggiunto, ma ciononostante questa dimensione mondiale che il colonialismo ha dato alla politica italiana, alla presenza italiana, è sicuramente un fattore che ha tenuto insieme questa popolazione dispersa. Gli anniversari non hanno portato moltissima fortuna, in effetti. I 50 anni dell'unità sono stati
tristemente segnati dalla guerra di Libia. I 100 anni forse sono stati segnati dal boom, dalla televisione, dall'autostrada del sole, quindi probabilmente l'elemento era ancora più orientato verso l'ottimismo. I 150 anni dell'anno scorso sono stati di nuovo caratterizzati da una guerra di Libia che ha forse, se c'è il tempo lo dirò dopo, forse chiusa una epopea della nostra storia. L'aspetto interessante, possiamo dire, di questa vicenda è che il nostro colonialismo, che doveva partire dal Mediterraneo, ma che in effetti non è partito poi dal Mediterraneo, è stato continuamente attirato, attratto dal Mediterraneo, fino a ritrovarsi nel Mediterraneo nella fase conclusiva, sia della conquista coloniale che poi nella fase di chiusura dell'esperienza coloniale. In un certo senso l'evento molto traumatico della guerra di Libia del 2011 lo ha dimostrato. La guerra di Libia del 1911, lo ricordo perché questo è stato uno dei contributi importanti della nostra cultura e del nostro pensiero politico. L'unico nostro premio Nobel per la pace, tutto l'elenco di più di un secolo di questa esperienza, Ernesto Teodoro Moneta, premio Nobel del 1907 per i suoi impegni, i suoi studi sulla formazione di un diritto internazionale che ripudiasse la guerra, che stabilisse fenomeni di arbitrato obbligatorio, eccetera, direttore della rivista Vita Internazionale, in occasione della guerra di Libia tornò agli stereotipi pararazzisti del rapporto fra l'Italia e i paesi diversi, sostenendo che, una tesi abbastanza peregrina, se la Turchia non avesse respinto l'ultimatum italiano, la guerra non ci sarebbe stata, e quindi in qualche modo addebitando ad altri responsabilità della guerra. Moneta disse anche che la guerra sarebbe stata una specie di parvenza di guerra, perché saremmo stati accolti come liberatori a braccia aperte dai libici. Ho citato questo caso per far capire come la questione coloniale abbia toccato e alterato anche pensieri di personaggi per altri versi degni. Questa previsione di Moneta si è rivelata particolarmente sbagliata, perché in effetti la guerra di Libia è stata la più lunga guerra della storia italiana. Questo è anche un argomento che forse nel 2011 non ci siamo ricordati abbastanza. Una guerra durata sostanzialmente 20 anni, non c'è traccia di altri episodi così lunghi, così complessi come questo, che appunto ha avuto come epicentro e teatro la Libia. La quarta sponda meritava evidentemente una guerra e forse ne ha alla fine meritate anche lui. Dicevo, il colonialismo doveva partire dal Mediterraneo, però per motivi di opportunità politica alla fine partì dal Corno d'Africa, e il ministro degli esteri Pasquale Stanislao Mancini, sapendo che con questa diversione si confondeva ulteriormente l'opinione pubblica, l'atteggiamento già di un Parlamento relativamente sospettoso e diffidente di queste iniziative, un mondo economico abbastanza freddo sulla prospettiva di operazioni di queste dimensioni a lunga distanza, Mancini disse che si trattava solo di un semplice accorgimento, e la frase che è passata alla storia era: il Mar Rosso è la chiave del Mediterraneo. Come dire, le nostre iniziative coloniali si concentreranno sulle sponde abbastanza lontane e sconosciute del Mar Rosso, ma sempre nella prospettiva di ritornare o di facilitare una qualche forma di egemonia o di influenza nel Mediterraneo. Naturalmente questo collegamento fra Mediterraneo e Mar Rosso era stato reso possibile dall'apertura
del canale di Suez di qualche anno prima, la frase di Mancini è del 1885. Questa frase però, che sembrava un po' un accorgimento per dare un contentino all'opinione pubblica o all'opinione politica, si è rivelata stranamente una sintesi efficace del nostro colonialismo, perché chiave non chiave, questo giro dal Mediterraneo al Mar Rosso si è poi via via completato ritornando al Mediterraneo e facendo proprio del Mediterraneo non l'epicentro geopolitico dell'imperialismo italiano, ma dell'attenzione dell'opinione pubblica italiana. Proclamato, come si sa, l'impero nel 1936 in Etiopia con gli aggregati delle due precedenti colonie di Eritrea e Somalia, Italo Balbo, governatore di Libia, nel 1937 non esitò a dire: il centro dell'impero è la Libia. Si potrebbe pensare a un errore di geografia, ma chiaramente Balbo aveva una interpretazione, dava un'interpretazione politica, non di tipo geografico, e anche se, essendo lui governatore della Libia, probabilmente parlava pro domo sua, però non sbagliava, perché l'attenzione, gli interessi, il coinvolgimento che l'Italia finì per avere in Libia non sono paragonabili a quelli avvenuti nel resto del nostro impero, e questo lo si vedrà anche nelle fasi conclusive. L'impero vero e proprio ha segnato effettivamente l'apoteosi del colonialismo italiano, trasformando il colonialismo in imperialismo anche in senso letterale. L'impero è entrato e uscito un po' nel nostro immaginario e anche nella nostra politica. La Libia è rimasta più profondamente, anzitutto per la vicinanza. Non dimentichiamo che il Mediterraneo ha avuto un ruolo secondario nella storia dell'imperialismo coloniale nell'insieme, perché le aree in cui il colonialismo si è più propriamente realizzato sono state l'India, l'Asia sudorientale, l'Africa nera, ma il Mediterraneo ha una caratteristica assolutamente speciale, rappresentata dalla vicinanza tra la potenza coloniale e i colonizzati. Non c'è da nessun'altra parte del mondo una contiguità, è quasi una continuità come quella che c'è fra la Francia e l'Algeria, ma soprattutto fra l'Italia e la Libia, e se si vuole fra la Spagna e il Marocco. Questa vicinanza rende particolarmente efficace l'espressione dell'oltremare, perché è veramente al di là del mare, di un piccolo braccio di mare. Si aggiunga poi il fatto che in Libia si è realizzato più che altrove il sogno, il progetto di trapiantare delle colonie, dei coloni. Come si sa, la parola colonialismo deriva in senso stretto dalla parola latina colonia, quindi in un certo modo sembrava essere obbligatorio che il colonialismo fosse assistito, affiancato, innervato dal trapianto di colonie. Questo non è avvenuto per lo più in Africa, per motivi anche ambientali, climatici, ma in Libia e nel Mediterraneo in generale, per quello che ci riguarda in Libia, questo fenomeno della presenza di colonie è stato molto importante, persino troppo numeroso in un certo senso e troppo impegnativo, se si pensa all'epoca storica in cui è avvenuto, qualche anno o qualche mese prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. O la nostra classe dirigente era totalmente incapace di prevedere gli eventi, ma non credo sia così, oppure il nostro colonialismo, già nella sua fase conclusiva, è ritornato a queste sue caratteristiche più strategiche che non di creare sbocchi economici, commerciali o di politica tout court, come se i tanti coloni, i 20.000 famosi coloni del 1938 e quegli altri del 1939, fossero un avamposto strategico in vista appunto della guerra, non malgrado l'imminenza della guerra, ma forse proprio per l'imminenza della guerra. La Libia naturalmente dava anche
una plastica visibilità alla immagine del Mare Nostrum, che permetteva al nostro colonialismo di stabilire un rapporto diretto con la gloria di Roma. E come dicevo, appunto a distanza del tempo, il Mediterraneo è sicuramente molto più presente alle nostre attenzioni e alle nostre preoccupazioni e anche forse a quel che interesse non proprio onorevolissimo del Mar Rosso. Nel Mar Rosso ormai ci sono i pirati, svolazzano i droni con cui gli Stati Uniti colpiscono veri o presunti terroristi, bambini affamati per l'ultima carestia, sicuramente ce ne saranno altre. Il Mediterraneo invece era teatro di grossi mutamenti, di evoluzioni ancora in divenire, quindi difficili da fissare. Credo che si sia scoperto anche alla luce del sole l'importanza che il Mediterraneo continuava ad avere nella nostra politica e nella nostra memoria coloniale, soprattutto con la prima visita di Muammar Gheddafi in Italia nel 2009, una visita overdue, si potrebbe dire, perché spesso la chiusura di una storia coloniale è stata segnata dalla visita nell'ex potenza coloniale, del capo di Stato, del governo, dell'ex possedimento coloniale. In effetti Gheddafi non è stato un esponente della storia coloniale in senso proprio, perché è nato troppo tardi, non ha neppure conosciuto la presenza coloniale italiana, ma si era fatto come obiettivo della sua missione di capo di Stato, di leader della rivoluzione, l'idea che la Libia avrebbe dovuto cancellare l'onta dell'esperienza coloniale. E questo in un qualche modo riguardava l'Italia, soltanto l'Italia, non i rapporti al limite con gli Stati Uniti e con le grandi potenze, persino con la Francia, che fu tra l'altro il primo paese occidentale a ricevere ufficialmente Gheddafi in una capitale europea. Ma soltanto l'Italia poteva togliere questa macchia attraverso quel, sia pure sommario, atto di rincrescimento che venne pronunciato per dare poi via libera al trattato di Bengasi. E in un certo senso proprio questo atto conclusivo ha riaccreditato il colonialismo italiano in questo aspetto che è tipico del colonialismo, cioè stabilire un rapporto che non è solo di tipo diplomatico, ma una serie di aspetti che vanno nel profondo o dell'elite o in qualche caso dei popoli. Ci si può meravigliare, e questo è un argomento interessante, che questa insistenza perché il colonialismo avesse una chiusura di reciproco riconoscimento sia venuto con un paese senza Stato in un certo senso, senza unità e senza storia, soprattutto come Stato, certo una storia di varie civilizzazioni che si sono susseguite sul territorio della Libia, ma che non appartengono in senso stretto alla storia della Libia. Nulla di paragonabile sicuramente con l'Etiopia, persino troppo carica di miti e di simboli, che non ha avuto una altrettanto forte e insistita richiesta di dare questo segno per chiudere la parentesi coloniale. La storia delle connessioni transnazionali che costituiscono un po' la l'ossatura del colonialismo. Il colonialismo è sostanzialmente un sistema di controllo dell'esterno, del fuori di sé, che è un fuori di sé che può essere di carattere geografico, ma di carattere storico, di carattere culturale, di carattere economico, persino di carattere psicologico sugli aspetti dell'immaginario che circonda il colonialismo, che fra l'altro costituisce un tema persin troppo, a mio gusto, persin troppo dominante in certi studi sul colonialismo, a costo di perdere di vista l'essenza del colonialismo, che è un rapporto di dominio, sostanzialmente di potere
il potere si estrinseca in fatti, in atti e non soltanto in immaginazione. Ebbene, questo sistema di controllo a lunga distanza risale indietro nella storia. Non è detto però che in tutti questi vari fenomeni si possa rintracciare veramente la matrice che ci permette di parlare del fenomeno coloniale. Il fenomeno coloniale diventa, così come noi lo conosciamo, soprattutto a seguito del rafforzamento e l'affermazione del capitalismo nell'Europa occidentale e a lunga distanza degli Stati Uniti, che non hanno avuto peraltro un ruolo diretto nella storia coloniale e semmai ne hanno subito qualche conseguenza, specialmente via via che gli Stati Uniti hanno assunto il ruolo di superpotenza a livello mondiale. Durante l'epoca coloniale, che è stata anche relativamente breve se si dovesse fare un conto tutti gli anni, specialmente per quello che riguarda l'Africa, probabilmente un bambino nato in Nigeria all'inizio del Novecento ha avuto la possibilità di vedere sia l'impianto che la fine del colonialismo inglese in Nigeria, e questo è chiaramente un segno di una relativa brevità del fenomeno. Però in questa sia pur breve stagione l'imperialismo coloniale ha avuto per le nazioni europee una funzione fondamentale per la loro identità nazionale. La colonia, si suole dire, è stata con l'esercito e la scuola una specie di triade su cui si è articolata la storia delle nazioni europee dalla fine dell'Ottocento fino alla prima, che sia pure ormai un po' sullo slancio ma anche alla deriva, fino alla seconda guerra mondiale. Uno dei massimi artefici dell'imperialismo inglese, come Joseph Chamberlain, che non mancava mai occasione per dire che i problemi coloniali erano trivial, termine forse in inglese non propriamente paragonabile a triviale, ma insomma in qualche modo secondario, trascurabile, non proprio adatto a dei gentleman, diceva però anche che senza il colonialismo gran parte della nostra popolazione gran parte della nostra popolazione dipende dallo scambio di beni con i sudditi coloniali. Mentre un altro grande esponente del colonialismo inglese, Cecil Salisbury, disse nel 1889 che senza l'impero Londra sarebbe stata un insieme di gente senza impiego, immersa nella miseria e nel degrado. Questo è un modo forse un po' colorito per indicare i grandi promotori dell'espansione coloniale inglese, per giustificare non tanto le spese ma tutta una serie di oneri, di ingombri di cui la storia inglese era evidentemente piena. Anche in Italia la proiezione imperiale coronò il processo di formazione dello Stato e della nazione e quanto tale, come dicevo prima, ha avuto sicuramente una funzione centrale nel nostro processo di formazione dello Stato. Il colonialismo ha avuto un'importanza particolare nella storia della Francia, che va ricordato, perché per la Francia la espansione non era soltanto un'espansione del potere, della propria economia. I grandi del colonialismo francese insistevano molto sui vantaggi economici di una presenza coloniale che potesse sostenere l'industrializzazione dell'esagono, ma la Francia fece del colonialismo uno strumento per esportare i principi della rivoluzione. E questo è interessante per la apparente contraddizione di una politica di dominio e di scarsa attenzione per i diritti con questa missione di trasformare le colonie, infatti la politica coloniale francese si ispirava all'assimilazione, in piccole Francie. La Francia aveva molto invidia del fatto che l'Inghilterra, il suo rivale principale, si chiamasse Gran Bretagna
e pensava che il colonialismo potesse creare una grande Francia o tutt'al più tante Francie, e questo mise tutto il suo impegno perché si realizzasse. Al termine di una monumentale storia dell'espansione coloniale francese, uscita nel 1929, credo, 30, in 6 volumi, la frase finale è questa: la vera colonizzazione è l'offerta che la madre patria fa di se stessa a questi popoli giovani. Quindi c'è proprio questa, in un certo senso, rovesciamento del rapporto a favore delle nazioni che vengono beneficiate dall'apporto della Francia. Il colonialismo della Gran Bretagna si ispirò all'Indirect Rule e fu sicuramente più pragmatico. Alla fine sia la Francia che l'Inghilterra non poterono fare a meno di un rapporto stretto con i capi tribali, i cosiddetti chiefs o chef, a seconda delle lingue. Lo ricordo perché questo è un punto debole della politica italiana, quello di trovare dei collaboratori, specialmente per quei settori della società non completamente investiti dal processo di produzione di tipo capitalistico o, se vogliamo, di formalizzazione degli istituti, dell'educazione, dell'istruzione, dello standard di vita, che appunto è stato affidato, in questi settori all'autorità, alla gestione, all'amministrazione, all'intermediazione dei capi tribali. Non ci si meraviglia se nel momento dell'emergere del movimento nazionale i capi tribali verranno un po' vilipesi, considerati complici servili del potere coloniale, in qualche modo emarginati dal processo di indipendenza, dalle elite modernizzanti, occidentalizzanti, che prima avevano avuto un ruolo sostanzialmente di affiancamento al centro delle potenze coloniali. Non voglio insistere sull'aspetto di esaltazione del colonialismo, ma voglio solo ricordare che la letteratura, sia quella, possiamo dire, storica, che quella di che nelle editori di oggi viene chiamata di fiction, di narrativa, di poesia, di intrattenimento, alla fine dell'Ottocento si è molto impegnata sulla vicenda coloniale, fino a trasformare il colonialismo in una specie di religione. L'uomo bianco diventava il depositario di una verità, del vero Dio, della vera morale e soprattutto del vero progresso. Il progresso viene identificato assolutamente con la storia dell'Europa. Le due esposizioni, da questo punto di vista l'Italia non è stata all'altezza della Francia e dell'Inghilterra, le due esposizioni coloniali che ebbero luogo a Londra nel 1924 e a Parigi nel 1931, veri e propri esperimenti di classificazione di terre e popoli in base a finalità e principi di origine europea, l'Europa glorificò, sancì in qualche modo, immortalò il suo genio anche nella sua, appunto, espansione fuori di sé. Il risultato è stata la cancellazione della storia e della cultura dei popoli colonizzati. Ricordo che fra i grandi pensatori dell'Ottocento l'Italia ha il merito, possiamo dire, di aver prodotto l'opera di Carlo Cattaneo, che è stato uno dei pochi della sua epoca ad aver avuto uno sguardo sui popoli altri rigorosamente storico, e nessuna concessione al determinismo, al localismo, all'influenza del clima o della religione, ma una considerazione molto realistica delle dinamiche storiche che avevano a un certo punto determinato il declino, apparentemente irreversibile, si pensava nell'Ottocento, di grandi civiltà, e Cattaneo ovviamente soprattutto l'India, e si chiedeva sempre, come guardando forse la carta geografica, come si potesse spiegare che un piccolo paese sparso nel Mare del Nord
avesse dominato un intero continente di quelle dimensioni a quella distanza. E quindi Cattaneo non ha avuto in realtà la possibilità di vedere il colonialismo italiano, perché è morto proprio nel 1869, l'anno del primo atto coloniale dell'Italia, conquistato dalla Maria Saba. Però i suoi studi su India, Cina e Giappone sono molto attualizzati proprio su quello che sarà il processo del colonialismo nel mondo, sostanzialmente, un po' fuori dalla parola dell'Italia, ma nel mondo in cui l'Italia è stata coinvolta. Voglio ricordare che nel pensiero ottocentesco i coloni, i colonizzati, non i coloni, i colonizzati non erano considerati titolari di diritti, e tutt'al più ad essi si poteva pensare in termini di pietà o di misericordia o di assistenza. È interessante verificare questo concetto nell'opera di Florence Nightingale, come sapete la fondatrice del sistema infermieristico moderno. Nella sua opera si vede come i popoli colonizzati, e la Nightingale aveva in mente soprattutto l'Egitto, erano considerati alla stessa stregua dei feriti in guerra, come sapete l'idea delle infermiere eccetera venuta dalla guerra di Crimea, dei feriti in guerra e dei poveri di Londra, verso cui c'era effettivamente una politica di assistenza, ma nessuno si immaginava di poterne fare anche un elemento di diritto, tetti titolari di diritti. Sull'uso della forza nelle conquiste coloniali, che avvengono un po' per caso in effetti, in uno dei più importanti testi sull'imperialismo inglese, opera Gallagher e Robinson, due importanti storici inglesi, si dice che l'imperialismo coloniale non è stato altro che una giustificazione a posteriori del fatto che l'Inghilterra si fosse impossessata di tanti territori in un periodo di tempo così breve, e per giustificare davanti all'opinione pubblica e forse alla Camera dei Comuni fu inventata in un certo senso una specie di ideologia a posteriori, ex post, questa idea della missione imperiale di uno Stato. Si dirà anche che in Italia questo processo fu reso difficile dal fatto che in Italia non c'erano le condizioni né economiche né la volontà di esportare capitali e neppure il livello di istruzione adatto a produrre quello che Gallagher e Robinson chiamano un official mind del colonialismo, fino a farne un tramite di collegamento fra il potere e la popolazione. Dicevo, la forza e l'uso della violenza trovò anche delle giustificazioni in personaggi in un certo senso insospettabili come Tocqueville, che pure aveva criticato la schiavitù, eppure Tocqueville scrisse delle pagine veramente inquietanti a giustificazione dello sterminio degli angevini ad opera del maresciallo Bugeaud. E proprio l'opera teorica di Tocqueville ha dato origine a un filone di ricerca che è soprattutto diffuso in Francia, che si sintetizza nella frase colonisé et exterminé, su cui altri francesi hanno in realtà dei dubbi, perché logicamente il colonialismo non ha l'interesse di sterminare la popolazione. In certi contesti effettivamente la ricerca dello spazio, l'espulsione delle popolazioni, per esempio dell'Algeria, dalle terre fertili del nord, hanno fatto sì che la vicenda arrivasse a questi limiti. Credo che più strettamente si può parlare di una specie di annientamento del tessuto connettivo della società, chiamiamola indigena, per poter ricreare un habitat, un sistema sociale, un sistema di potere funzionale appunto alla politica del colonialismo. Non faccio naturalmente la storia di queste vicende, mi limiterò a ricordare che nell'epoca vittoriana, considerata il periodo della Pax Britannica,
ci sarebbero stati, secondo il conto di un storico del colonialismo molto simpatico per l'espansione del colonialismo, Niall Ferguson, come l'Inghilterra ha trasformato il mondo attraverso l'imperialismo, ha contato 72 episodi militari o conflitti, il che effettivamente, sì, la regina Vittoria è stata sul trono circa 70 anni, però un conflitto all'anno apparentemente. Si capisce perché a un certo punto Fanon abbia detto che le potenze coloniali sono a un certo punto rimaste vittime del loro stesso comportamento, una specie di self-fulfilling prophecy, perché se i colonizzati capiscono solo la forza, a un certo punto, dice Fanon, i colonizzati hanno reagito con la violenza al dominio da parte delle potenze coloniali. La vicenda italiana è stata un po' diversa, un po' più difficile, per tanti motivi. Dicevo, anche queste caratteristiche della società italiana, appena unificata, l'Italia da pochi anni, nel momento in cui il colonialismo è diventato materia attuale e corrente in Europa, e anche il fatto che per molto tempo la politica coloniale italiana ha confuso la politica coloniale in senso stretto con l'immigrazione, perché, come dicevo, c'era sempre sullo sfondo l'idea che l'espansione coloniale avrebbe potuto aprire sbocchi alla nostra immigrazione. Ancora nel 1911 il secondo congresso sull'immigrazione organizzato dall'Istituto Coloniale Italiano confondeva le cosiddette colonie di dominio diretto con le collettività di italiani trapiantati all'estero. I ministri che portarono l'Italia oltre alla soglia coloniale appartenevano alla cosiddetta sinistra storica, Ebreti, Mancini, Cairoli, che fu il più coerente difensore della famosa politica delle mani nette e vuote, come dicevano i suoi detrattori. Anche Mancini fu per molto tempo rigorosamente contrario al colonialismo. Mancini era anche un professore di diritto internazionale, aveva scritto un libro sul diritto di autodeterminazione dei popoli e coerentemente, per quanto possibile, resistette. Fu così che nel 1881 e 1882, in cui rispettivamente la Francia in Tunisia e l'Inghilterra in Egitto posero le basi di una micro spartizione del Nord Africa, per l'Italia furono anni di rinunce. L'ispirazione mazziniana però era un po' a doppio taglio, perché nel momento in cui si evocava un espansionismo coloniale, si poteva usare il mazzinianesimo come un sistema di espansione, estensione di un obbligo di civiltà che spettava all'Italia, anche per questa funzione metastorica che Mazzini le aveva affidato. Già nel 1884-85, all'epoca del congresso di Berlino, che secondo la vulgata che si dice spesso nel discorso, diciamo, meteorologico, avrebbe spartito l'Africa, ma non è così, ha posto le premesse per una futura spartizione dell'Africa. La nuova antologia ormai era decisamente schierata, diceva: l'opinione pubblica comincia a commuoversi e a riconoscere che vi sono altissimi interessi, spinge il governo a non rimanersi inerte spettatore delle conquiste coloniali degli altri popoli. Lo stesso Mancini nel 1885 ordinò il primo atto militare della nostra storia coloniale, che fu appunto l'occupazione di Massago. Via via si arrivò al fatto traumatico della sconfitta di Agua nel 1896. Anche con un minimo di visione comparata, il luogo comune secondo cui solo l'Italia avrebbe avuto una sconfitta coloniale non è propriamente fondato. È vero che la sconfitta coloniale di Agua convinse l'Italia ad accantonare in un certo senso per un po' di tempo l'idea coloniale. Ci fu la crisi di governo, Crispi pagò con la fine della sua carriera politica, eccetera. Però ci sono state tante sconfitte coloniali, o comunque alcune sconfitte coloniali. Per esempio, pensiamo all'Inghilterra, la prima offensiva contro il Mali finì con la morte di Gordon e con la rinuncia
alla conquista dello Stato Mahdista, futuro Sudan, l'Inghilterra subì delle sconfitte con gli Zulu prima di imporre più o meno il suo dominio, la sua alta influenza, sia pure in condominio poi con le repubbliche boere. Solo che tutto il sistema coloniale inglese consentì all'Inghilterra di utilizzare per certi versi le sconfitte come ulteriori sproni all'avanzamento della politica coloniale. Basta pensare che la rivolta dei Sepoys in metà degli anni 800 in India diede poi lo spunto alla proclamazione dell'impero in India. Fino allora la politica inglese in India era stata affidata fondamentalmente alla compagnia e non era entrata in piena attività di potere dello Stato, del governo e delle istituzioni. Sconfitta di Ada, come dicevo, fu anche un momento di modernità per l'Italia, perché le dimostrazioni al grido di Viva Menelik anticiparono in un certo senso qualcosa che sarà l'anticolonialismo del tardo Novecento, neppure del Novecento, del tardo Novecento. E il fatto che, non so se definire le classi operaie in formazione o le masse italiane, le piazze, forse il termine più giusto, abbiano tradotto il lutto, l'abominio, l'orrore per ciò che era tenuto Adua in una inneggiare Menelik, mi sembra un aspetto interessante che anticipa un processo che sarebbe reso più evidente soltanto tardi. A Ferdinando Martini, un ex anticolonialista, divenuto però procolonialista nel momento in cui fu incaricato, in realtà aveva già subito un processo di trasformazione, di fungere da primo governatore civile dell'Eritrea, il compito che fu dato a Ferdinando Martini era di far dimenticare per un po' di tempo l'Africa, di salvare l'Eritrea. La sinistra e l'estrema sinistra cercarono di spingere perché tutto il sistema coloniale fosse abbandonato e di riproporre alla prima occasione il colonialismo. Nel 1905 fu organizzato da Martini il cosiddetto congresso coloniale dell'Asmara, che in effetti fu una riproposizione del colonialismo a un seppur limitato gruppo di policy makers, direi, o opinion leaders, perché c'erano anche giornalisti esponenti della stampa. E di lì a poco fu creato l'Istituto Coloniale Italiano che, come dicevo prima, ebbe a un certo punto l'ardimento di proporre in una delle sue risoluzioni del congresso del 1911 l'idea della conquista della Tripolitania. E qui vediamo che di nuovo il Mediterraneo viene riproposto come in un certo modo la seconda partenza del colonialismo dopo questa specie di eclisse provocato dalla sconfitta cosiddetta di Aba, in realtà di Aba Karima, come lo chiamano nella storiografia etiopica, la conca dove avvenne effettivamente la battaglia. È significativo comunque che mentre la Francia e l'Inghilterra negli anni 30 stavano preparando l'exit in un certo senso, l'exit operation dal colonialismo, anche se non c'era una idea chiara, si vede anche nelle fonti documentaria del Ministeri della Francia e dell'Inghilterra, non c'era un'idea chiara su dove si doveva arrivare, ma sicuramente il processo doveva essere riformato e rivisto. Non fosse altro dalla speranza di acquisire delle benemerenze verso le popolazioni, in particolare le classi dirigenti dei paesi colonizzati, se poi il colonialismo non sarebbe finito, non doveva finire. In coincidenza con ciò, l'Italia era ancora in piena guerra per le conquiste. Questa è sicuramente una sfasatura, al punto da potersi dire se in effetti l'Etiopia, come dicevo prima, persino questa occupazione del territorio della Libia, possano ancora legittimamente essere inclusi nella storia del colonialismo o non facciano parte di un sistema internazionale che prescindeva l'aspetto strettamente coloniale, o quantomeno un aspetto in cui nel colonialismo prevale l'elemento strategico rispetto alle altre componenti della storia coloniale.
E qui ci riporto un po' indietro perché, come dicevo, anche l'inizio del colonialismo italiano è stato molto segnato a questo obiettivo. Se l'Inghilterra e la Francia ebbero in qualche modo a che fare con il panafricanismo e la negritudine, visto che esponenti importanti delle classi dirigenti dei loro procedimenti coloniali erano impegnati nei due movimenti che hanno preparato l'approdo del nazionalismo in Africa, panafricanismo e negritudine, come è noto, si sono sviluppati nella diaspora africana o in America o a Parigi, dove erano calati dai Caraibi, dall'Indocina, da Haiti e dall'Africa tanti intellettuali neri, l'Italia avrebbe avuto a disposizione l'etiopianismo. Questo è un aspetto veramente deteriore della politica coloniale italiana. L'Etiopia era stato in passato il simbolo dell'Africa. L'etiopianismo era in un certo senso il nazionalismo africano. Il famoso libello Ethiopian Bound, scritto all'inizio del Novecento da Casey Rayford, un intellettuale della Sierra Leone, in realtà non parlava dell'Etiopia, parlava dell'Africa, l'Africa liberata, e quindi l'etiopianismo, che poteva costituire l'alveo di un approccio dell'Italia all'Africa attraverso uno Stato che oltretutto era considerato già entrato nella cerchia del capitalismo dipendente. Questa è una interpretazione della sconfitta di Abbo che viene data soprattutto dalla letteratura etiopica di parte Oromo, come forse qualcuno sa, è la maggioranza della popolazione etiopica, in parte musulmana, in parte cristianizzata, in parte anche amarizzata dal punto di vista linguistico, che ha, specialmente la storiografia identitaria, ha fortemente criticato il modo con cui gli Amara, il cosiddetto gruppo semitizzato della popolazione etiopica, ha costituito l'impero, in un certo senso colonizzando le popolazioni periferiche. L'Etiopia, secondo questa interpretazione, non sarebbe stata sconfitta, non avrebbe vinto la battaglia di Abo solo per ragioni militari, perché controllava meglio il territorio, perché Menelik aveva trasformato l'esercito dall'esercito tribale in esercito nazionale. Tutti i fatti, per esempio, che Sven Robinson, uno storico svedese che ha dedicato molta attenzione a questa pagina della storia dell'Etiopia, ritiene essenziali. Ma anche perché l'Etiopia era dentro una specie di fascia di paesi della periferia raggiunti e in qualche modo tutelati, si potrebbe dire, coperti, l'Inghilterra in particolare, perché dentro un meccanismo economico non totalmente disgiunto dal sistema del centro. Ebbene, l'Italia ha commesso un errore, possiamo dire, storico. Conquista un impero e non utilizza i links, i legami, le connessioni che questo impero ha a livello regionale. L'Italia ha avuto come obiettivo essenziale quello di distruggere l'Etiopia, di smembrare l'Etiopia, anche a favore dei precedenti possedimenti. Durante l'Africa orientale italiana, il Tigray fu annesso all'Eritrea, l'Ogaden fu annesso alla Somalia, e il resto dell'Etiopia fu addirittura smembrato, facendo quindi perdere di vista questa possibilità, certo in una prospettiva che non fosse strettamente coloniale, ma chiamiamola di partnership o di qualcosa che potesse consentire all'Italia di gestire la politica africana in una prospettiva di lunga durata e non in una pura e semplice visione di debellazio sul piano militare. Dicevo prima che il problema dei collaboratori si è rivelato fondamentale nella storia del colonialismo. Nella storia del colonialismo italiano è un po' un punto vuoto, un buco vuoto, che forse merita altre attenzioni ed altri studi. Un gruppo dirigente che sia in qualche modo espunto dall'ambiente locale, nativistico, e che sia disponibile per funzioni che possono essere di affiancamento della politica coloniale. Questo è ovviamente un obiettivo che le potenze coloniali più radicate e mature si sono proposte. L'Italia aveva fatto tanta fatica per identificare Menelik come proprio interlocutore in una lunga diatriba fra, una cosa un po' tecnicistica, la corrente Shoane e la corrente Tigrina all'interno del Ministero degli Esteri italiano,
al momento di firmare il trattato di Uccialli trova un inghippo per poter iniziare la guerra contro Menelicche, proprio l'opposto di quello che ci si sarebbe aspettato da un interlocutore che era stato finalmente identificato per poter stabilire appunto un rapporto che non fosse di mero dominio. Se passiamo alla Libia brevemente, per la Libia è stata una vera catastrofe perché l'Italia non è riuscita a trovare nessun modo di coabitazione con l'unica struttura di potere esistente in Libia, che era la Senussia. Anche in questo caso, dopo una serie di trattati più o meno in buona fede o in cattiva fede delle due parti, si arrivò alla guerra aperta e alla fine, paradossalmente, Idris verrà pescato come re della Libia indipendente nel 1951, approfitto dell'Inghilterra sostanzialmente. Questo è un aspetto anomalo della decolonizzazione, della pseudo-decolonizzazione delle colonie italiane, perché sono state decise le sorti delle ex colonie italiane in base a un calcolo di potere, e questo in un certo modo potrebbe essere comprensibile, ma in un calcolo di potere non a vantaggio dell'ex potenza coloniale, ma a vantaggio di un potere invisibile che di fatto era l'Inghilterra, gli Stati Uniti o questo sistema che certamente non vedeva l'Italia in primissima fila. Forse vale la pena ricordare anche un altro episodio: la visita di Haile Selassie in Italia nel 1970, dopo tanti rinvii perché c'era di mezzo la storia dello stile di Action, che fu ingigantito per il fatto che l'Italia non temperò un obbligo che era previsto nel trattato di pace del 1947. Ebbene, quando finalmente Haile Selassie ebbe la via libera dei suoi stessi ministri, che non volevano avere rapporti diretti con l'Italia finché non fosse stato risolto il problema, ebbe una visita in Italia letteralmente trionfale. Il treno che portò Haile Selassie da Venezia verso Torino, a ogni stazione aveva dei segni di partecipazione, di applauso, di commozione da parte della, una specie di viva Menelicco, di viva Haile Selassie a distanza di tempo, quasi un secolo di distanza. Anche questo è stato un elemento abbastanza perso. Va bene che Haile Selassie ormai era al tramonto della sua carriera di imperatore e della sua vita, ma ancora una volta l'Italia non è riuscita a dare concretezza a questo possibile rapporto. D'altra parte, i collaboratori che anche sono emersi dopo la fine del colonialismo italiano erano decisamente troppo deboli per poter avere un futuro nella storia dell'Africa. La perdita delle colonie italiane, è stato già accennato da Federica, è stata effettivamente segnata da un evento che trascende l'Africa. L'Italia viene sconfitta, sulla sorte delle sue colonie decide l'ONU, come sapete in modo abbastanza farraginoso, senza tener conto della self-determination che diverrà poi in futuro l'elemento centrale della decolonizzazione. E questo è un motivo per cui delle colonie si è preferito non parlare. Ci fu anche un tentativo del governo dell'Italia democratica di attribuire al fascismo sostanzialmente le responsabilità del colonialismo, che per certi versi era vero, perché il fascismo aveva radicato la nostra presenza coloniale anche in colonie preesistenti come la Libia e la Somalia, non l'Eritrea che era già più o meno, come si diceva, pacificata. Però è anche vero che dal punto di vista politico per l'Italia il colonialismo che contava era quello dell'epoca liberale, non quello dell'epoca fascista, che era controverso. Già era stato controverso nel momento in cui si era realizzato, e gli stessi italiani dichiararono di rinunciare volentieri alle colonie fasciste pur di salvare le colonie pre-fasciste dell'epoca liberale. Quindi questo argomento si rivelò un argomento a doppio taglio. Finalmente, come dicevo, l'Italia non ebbe nessuna possibilità di gestire la decolonizzazione. La decolonizzazione non è semplicemente l'indipendenza delle colonie, ma è un confronto quasi paritario fra i colonizzatori e i colonizzati. È l'unico momento in cui i colonizzatori sono in grado di riconoscere i colonizzati, in cui i colonizzati sono in grado di riappropriarsi della propria storia. La decolonizzazione restituisce in un certo senso la storia, una storia collettiva al popolo colonizzato, seppure attraverso la mediazione
di un movimento politico, di un partito, di un'elite che potrebbe non essere assolutamente rappresentativa, e questo poi spiegherà le difficoltà che seguiranno alla indipendenza. Un aspetto anche vale la pena sottolineare, che nel caso delle colonie italiane non ci fu il passaggio diretto fra geopolitica coloniale e geopolitica dell'indipendenza, che vale in qualche modo per tutto il resto dell'Africa. Nel caso dell'Italia, sia nel caso dell'Eritrea che nel caso della Somalia, questo principio non fu rispettato, perché l'Eritrea, che era una colonia separata rispetto all'Etiopia, fu di fatto annessa all'Etiopia, seppur attraverso una peripezia abbastanza complicata, e la Somalia italiana e la Somalia inglese arrivarono all'indipendenza fuse nella Repubblica di Somalia, proclamata il 1 luglio 1960 con capitale Mogadiscio. Cosicché questo stretto passaggio fra Stato coloniale, procedimento coloniale e Stato indipendente non si è realizzato. Vero è che 50 anni dopo, paradossalmente, nel 1991, il colonialismo, anche il colonialismo italiano, cioè di una potenza ritenuta debole, si è rivelato fortemente determinante come state maker, perché l'Eritrea ha ritrovato la sua indipendenza e le due Somalie, che si erano fuse nel 1960, una specie di vendetta postuma del Said, come viene chiamato, quella che dalla stampa inglese veniva chiamato il Mennulla, che aveva sperato di unire tutte le terre somale, le due Somalie si sono divise. Quindi anche nelle colonie italiane alla fine il colonialismo si è rivelato determinante nella demarcazione dei confini. Possiamo dire che una delle funzioni del colonialismo è stato quello di demarcatore dei confini. Però non abbiamo tanto tempo per fare una rassegna storiografica. Federica ha già accennato un'evoluzione che ha portato da una storia fortemente segnata dalla di fatto descrizione delle conquiste italiane a una storia che cerca di ridare voce ai popoli colonizzati. In effetti la nostra storiografia, anche quella anticoloniale, dopo una fase dominata da autori decisamente simpatici con l'esperienza coloniale, e vorrei sottolineare il paradosso che gli storici coloniali del colonialismo italiano, a furia di sottovalutare e in un certo senso condonare le funzioni del colonialismo, hanno anche perso di vista la vera essenza del colonialismo, che è stata tutt'altro che una pagina trascurabile, una giornata breve, come per esempio diceva Hans Kohn, uno storico decisamente esaltatore del colonialismo. Una pagina breve o lunga che fosse, ha lasciato delle tracce indelebili, a cominciare appunto dalla demarcazione dei confini, la modifica delle strutture economiche, dell'educazione, della psicologia, sia delle masse che soprattutto delle elite. E proprio la storiografia coloniale ha cercato di ridurre, di sottovalutare questa portata, che invece verrà giustamente messa in risalto dalla storia del colonialismo fatta senza pregiudizi pro-coloniali e stimando, valutando, soppesando le conseguenze sul terreno di lungo medio periodo. I primi storici che si sono dedicati a una ricostruzione un po' più attendibile sono stati in genere quelli che nei raggruppamenti accademici che alcuni di voi conoscono bene appartengono alla storia contemporanea, addirittura alla storia militare, prima di arrivare agli storici del famigerato SPS 13, che è il raggruppamento degli storici dell'Africa. E questo è stato veramente un processo abbastanza lungo, anche perché i meccanismi concorsuali sono stati per un po' di tempo monopolizzati da storici che avevano tutto l'interesse a tenere lontani gli storici dell'Africa. Proprio Carlo Giglio, per altri versi, è stato uno storico robusto e coerente anche con la sua impostazione ideologica, la sua militanza fascista, ma molto solido dal punto di vista della sua ricerca storica, diceva: fra un po' ci toccherà anche assistere a una storiografia che esalta le vicende della storia africana. In effetti, in modo relativamente in modo prematuro, non ha vista questa fase, però è avvenuta. Come ho accennato prima e come anche Federica ha detto, oggi ci sono molti
filoni che vanno a convergere sulla storia dell'Africa. Come sapete, i post-colonial studies sono un portato della storia di genere per certi versi, così che è un elemento persino troppo ridondante della nuova storiografia sulle colonie italiane dà attenzione ai problemi di genere. Dal genere naturalmente si è passato al subaltern studies e poi alle vicende coloniali. Meraviglia che fra le icone della storia postcoloniale c'è Edouard Said, e Edouard Said è molto duro nel suo famoso libro Cultura e Imperialismo nel dire che senza un riferimento ai termini reali del colonialismo nessuna ricostruzione culturalistica del colonialismo può rendere veramente giustizia al significato essenziale del fenomeno coloniale. Non basta dire che l'Italia ha avuto poco colonialismo e quindi meno responsabilità, perché se si prende il concetto di modernità coloniale, che è diventato un po' di moda anche negli studi di Cooper nel suo libro Colonialism and Question, che fa una riconsiderazione molto argomentata sul problema del colonialismo in una prospettiva storica ormai decisamente a colonialismo finito, una conseguenza potrebbe anche essere meno modernità. Ormai peraltro la vicenda del colonialismo, del postcolonialismo, si inserisce in un sistema globale che fa anche perdere di vista le singole identità. Credo che si possa spiegare gran parte con un residuo di quello che io chiamo decisamente l'universalismo eurocentrico inventato dal colonialismo, proiettato dal colonialismo e sopravvissuto alla fine del colonialismo. Senza le deformazioni del colonialismo sarebbe difficile giustificare il rapporto di trattamento ineguale che oggi il sistema internazionale attribuisce ai popoli del centro e ai popoli della periferia. E questo è chiaramente un portato che va al di là del fatto che il sistema coloniale nelle sue dimensioni dirette non esiste più. Il rapporto nord-sud, mi sembra Franco Cardini, che come noto è sempre un po' paradossale, dice il colonialismo ha portato via tutto ai popoli colonizzati, anche alla storia. Magari potremmo incominciare, visto che costa meno, a restituire loro la storia. Ecco, questo è uno dei compiti anche della storia e non della politica. Devo dire che gli storici non hanno peraltro mostrato nessuna simpatia verso la legislazione che dovesse rendere obbligatorio un certo atteggiamento circa il colonialismo o il non colonialismo. Credo che sia utile confondere la legge con la ricerca storica. La ricerca storica ha naturalmente davanti a sé tanti spazi e tanti possibili itinerari. Uno dei meriti del postcolonialismo è stato proprio quello di scoprire delle piste che erano andate perse anche nella prospettiva del movimento nazionale, che aveva ovviamente isolato i gruppi, i progetti che non erano diventati vincenti anche all'interno del paese colonizzato nel momento dell'indipendenza. Finirei con una frase di Aimé Césaire, il fratello radicale di Senghor, uno degli artefici della negritude martinicano, che scrisse quando era ancora membro del Partito Comunista francese, prima di fondare il suo partito, il famoso Lo discorso sul colonialismo, è considerato un testo anticipatore di molti temi del post-colonialismo. E a un certo punto dice Aimé Césaire: la civiltà occidentale è incapace di risolvere il problema del proletariato e il problema coloniale. Circa il problema coloniale, dice, l'atteggiamento dell'Occidente è così indifendibile in termini di ragionamento e di coscienza, proprio la coscienza dell'Occidente, che costringe l'Europa a rifugiarsi nell'ipocrisia. E questo è un po' un epitaffio su come un grande esponente del mondo colonizzato ha dedicato questa pagina di storia.